Quando Marcos Specie si avventurò in avanti all'ottantesimo di Lupa Roma Lucchese del 24 gennaio 2016, nessuno avrebbe pensato che il guerriero argentino di Cordoba avrebbe potuto segnare una rete di così pregevole fattura. Fu il punto del 2-0 che chiuse il match e che consentì alla Lucchese, all'epoca allenata da Lopez, di cogliere una vittoria di notevole importanza. A distanza di un anno, esattamente di 13 mesi, la Lucchese torna da quelle parti, anche se stavolta si giocherà all'Olindo Galli di Tivoli. Nella mente dei giocatori rossoneri, anche di Specie, la bruciante sconfitta patita col Pontedera, ma la voglia e la grinta per ripartire certamente non mancano. No, lo sappiamo che abbiamo fatto una partita al di sotto di quelle che sono le nostre potenzialità. Sappiamo che dobbiamo andare a Roma a vincere perché è molto importante per noi ritornare alla vittoria, e sappiamo anche che troveremo una squadra agguerrita, no? che ha bisogno di punti e che sicuramente non ci regalerà niente. Intanto la squadra si è allenata in una giornata di pioggia, resta ancora la rifinitura di sabato mattina, ma Galderisi pare aver sciolto anche gli ultimi dubbi. Rispetto a domenica scorsa rientreranno come scontato Bruccini e Mingazzini a centrocampo, che dovrebbero ridare maggiore equilibrio e geometria a tutto il complesso, ma la grande novità sarà costituita dall'innesto dal primo minuto di Tavanti nel ruolo di laterale destro, probabilmente al posto di Merlonghi, oppure con dirottamento di quest'ultima a sinistra e relativa esclusione di Cecchini. Ma al di là degli interpreti ci vorrà una Lucchese diversa e con un approccio giusto ad una partita tutt'altro che semplice.